Eccoci qui, siamo pronti, super pronti, prontissimi. Questa sera abbiamo i Via Toledo. Your hands now. Unreroute the rivers, let the damned water beat. There's some people down the way that's thirsty, so let the liquid spirit free. The people are thirsty because a man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind, when the water hit the banks of that hard, dry land. Liquid spirit, liquid spirit, liquid spirit, liquid spirit. Clap your hands now. We'll be right back.
Let the damned water beat. There's some people down the way that's thirsty. So let the liquid spirit free. The people are thirsty because a man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind, when the water hit the banks of that hard dry land. Questa sera, vedi, io gli stavo dando a parlare e lui era lì che già parlava con qualcun altro, cioè ti voglio concentrato, vai, concentratissimo. Buonasera a tutti. Un po' come i calciatori che quando sono lì pronti per una partita assolutamente Roberto, non si possono deconcentrare e non appena ho detto concentrato, no, perché c'è Roberto che devi sapere che questo è il nostro cliente. Vorrebbe pagare, è arrivato già con i soldi in mano. È un nostro cliente juventino che noi amiamo perché praticamente andiamo molto spesso in conflitto perché beh, loro vincono sempre. Prima salernitano e poi juventino. Bravo, facendo bravo. Il tifo per la Salernitana non posso mai fare il tifo per il Napoli, caro presidente. Bravo, questo ci è piaciuto. Guarda, questo intervento che ha fatto il tuo amico ci è piaciuto molto. Juventino, non possiamo fare nulla. Fortunatamente però è salernitano. Fortunatamente sì, io ho un piacere perché voglio dire... E juventino però ti fa Salernitana, Salernitana, quindi va bene, va bene. E allora, Salernitano sì, ma noi siamo a Fisciano perché qui a Fisciano abbiamo qualcosa non di buono, di più, quel qualcosa di tanto veramente buono, si chiama Rosso Pomodoro Nami. Eh sì, abbiamo praticamente, siamo partiti con il mese di marzo con il cambio menù, quindi abbiamo tante novità sia da parte della cucina che per quanto riguarda la pizzeria. Stasera ti ho fatto sentire l'odore di quale prodotto? Di tartufi. Allora lui è arrivato pensando, dice adesso le faccio un dispettuccio, sai quello scherzetto. Le spalanco all'improvviso il barattolo di vetro con pieno di tartufi grandi così e vedrai che lei sbanda. Lui non appena lo apre io, buono, di la verità, lo sapevi che mi piacevano, no, volevo farti uno scherzo, non ci sono riuscito. Mi è andata male perché pensavo che molte donne non amano il tartufo e quindi ho detto, mo la becco sicuramente gli... E quindi no, stasera proprio ci hanno portato questo... Io secondo me quando sarò incinta avrò le voglie di tartufo, guarda. Bene, allora potrai venire da noi ad assaggiare il nostro tartufo nero di Bagnoli che... Che buono. Prodotto del nostro territorio. E niente, quindi stavamo dicendo abbiamo questo cambio menu con tante novità, ricordo sempre che abbiamo la cucina che prepara pietanze sia a base di mare che a base di terra, tanta carne alla brace per chi magari è carnivoro, quindi niente, ci sono tanti prodotti da assaggiare. Perfetto. Gli eventi di questa settimana, in pratica partiamo... con la festa della donna 8 marzo, sì. Io amo le donne, l'hashtag che stiamo facendo girare in questi giorni.
proprio dedicato alle donne in virtù della festa della donna e non solo, perché la festa della donna dovrebbe essere tutti i giorni, però noi giustamente dobbiamo scegliere un solo giorno per festeggiarla e quindi l'8 marzo ci va più che bene. Che succede l'8 marzo? Che il nostro direttore si spoglia. No. Dopo scappano tutte. Beh, l'8 marzo, quindi questa festa ormai che facciamo ogni anno, perché è un giorno che è da festeggiare, perché ecco, quindi un giorno dedicato completamente alle donne, dove ci sarà una cena spettacolo con il live dei Caffeina Band. Abbiamo fatto due formule menù, un menù da 20 con antipasto, pizza, dolce e bibita, e un menù da 30 euro con entrée dello chef, antipasto, primo, secondo, dolce, acqua e vino incluso. In tutte e due le formule c'è incluso anche poi l'ingresso alla discoteca, perché dovete sapere che Rosso Pomodoro lavora sempre in pari passo con il Nami. Sì, esatto, è un connubio. Quindi in pratica dopo la cena e dopo lo spettacolo che ci sarà da questa parte, possono poi continuare la loro serata dall'altra parte e stare fino a tarda mattina in discoteca, dove ci sarà un'animazione sempre a tema per questa festa. Ricordo che dopo la mezzanotte di là entreranno anche gli uomini. Per la cena invece, per le donne, per chi magari vuole venire col proprio ragazzo, non siamo tassativi in questo, quindi non è che i poveri uomini non li facciamo entrare. Ci sarà una sala dedicata per il ristorante, per chi magari esce, ma penso che mercoledì che è la festa delle donne, usciranno anche tante coppiette che vorranno andare a cena, non è detto che possono venire qui da noi, perché abbiamo una sala riservata appunto per chi magari non festeggia esatto, mi sembra giusto. Insomma, quel che è certo, non vi preoccupate perché il direttore non si spoglia. E andiamo avanti, parlando per l'appunto di menù, abbiamo il nuovo menù. Sì, dove dovete sapere che ormai è un appuntamento fisso, ogni mese c'è il cambio menù dove proponiamo nuovi piatti, nuove pietanze, quindi questo mese è entrata, per quanto riguarda la pizzeria, è entrata un nuovo impasto, quindi un impasto di 5 cereali, la pizza l'abbiamo condita con cacio e pepe, quindi c'è questa salsa di formaggio, cacio e pepe con zesta di limoni. E quindi è una bontà, è un impasto adatto. Questo assaggiare. Poi contrasto buono. Poi oltre alla pizza abbiamo fatto anche il pane 5 cereali, quindi nel nostro sacchettino di pane artigianale che facciamo noi troverete anche questo nuovo impasto di pane ai 5 cereali. Ma oltre a questa pizza ai 5 cereali c'è anche l'altra, che è crudo, mozzarella di bufala a crudo. E poi la focaccina ai 5 cereali, quindi una pizza dove praticamente riesci a sentire proprio il sapore dell'impasto, perché non sopra la condiamo con tutti i prodotti a crudo. Ok, andiamo avanti. Ricordiamo che comunque oltre ai 5 cereali noi abbiamo la pizza per celiaci, questo è indispensabile. Sì, pizza per celiaci, abbiamo la pizza che lievita in quanto tempo? In madia di legno? In 24 ore, 12 in madia di legno e altre 12 nelle tavole. Quindi abbiamo tre impasti, appunto, come ricordavo, 5 cereali integrali e l'impasto con la farina zero. Questo è per quanto riguarda la pizzeria, ma oltre alla pizzeria ricordo che abbiamo anche una cucina che appunto prima parlavamo del tartufo, che è un ultimo prodotto che abbiamo inserito con una pappardella di grano duro con lardo, grana e tartufo nero di Bagnoli, una bontà e una delizia da assaggiare. Quindi ce n'è un po' per tutti i gusti. Ci volete sconvolgere l'esistenza, insomma. Io direi che la cosa più semplice è venire e provare. E poi ovviamente noi siamo già, insomma, lì work in progress per Pasquetta, ma ancora non anticipiamo? Dai, ci vogliamo mantenere un po'. No, è meglio che lo comunichiamo, perché ecco, in molti non sanno che noi organizziamo anche la Pasquetta. Ma voi organizzate tutto. Però quest'anno speriamo che è bel tempo, perché l'intenzione è quello di farlo a bordo piscina, quindi fare un pranzo, il pranzo di Pasquetta a bordo piscina, quindi tutto che all'aperto, bello, e se ci sarà una bella giornata di sole, voglia d'estate, voglia di primavera, qualcuno che si vuole tuffare lo facciamo anche tuffare in piscina. Ok, vabbè, con questa anticipazione proprio già ci stai facendo sognare. Torniamo con i piedi per terra, ragazzi, e finché non arriva la Pasquetta a bordo piscina ci continuiamo a godere il Rosso Pomodoro al chiuso, perché voglio dire ancora fa un pochino di freschetto.
e soprattutto ci mangiamo tante cose buone. Passiamo dall'altra parte, chi troviamo dall'altra parte, chi lo sa, non lo sappiamo parte, ancora, dai. Lo scopriremo, insomma. Infoline per il Rosso Pomodoro, Infoline 089 82 60 81 per il fisso, quando siamo negli orari di spacco nel pomeriggio chiamate sul mobile che è 366 71 78 085. Vi invito a cliccare sulla pagina di Rosso Pomodoro Fisciano su mi piace, in modo che sarete sempre informati di tutte le serate, di tutti gli eventi che organizziamo, e niente, basta così. Basta così, Rosso Pomodoro, Fisciano, cioè noi adesso ci spostiamo al Nami. Tutto al femminile sul divanone bianco di Stress di Notte, ci mancavi, guarda. Castellano. Avevo bisogno poi della Bruna, perché ce l'ho solo io Bruna, ragazzi, mi hanno fatto un divanone tutte donne, tutte bionde. Vabbè, vuol dire che la tua bellezza è venuta fuori ancora di più, Allora la prossima volta invece io ti rivoglio sul divanone. Va bene, ecco. Ci organizziamo. Sei già precettata, te lo dico. Ci organizzeremo. Okay, organizziamo. E allora, questa sera finalmente è con noi la nostra Elisabetta, tra l'altro mi ha aspettato e ha detto aspetto, arriverà, insomma. Ci contavo. Ed io sono stata, ma io non lo sapevo in realtà che era qui, e mi aspettavo e sono stata un po' di tempo in più lì dal buon Antonio. E quindi voglio, insomma, mi sono ti abbia offerto almeno un pezzo di pizza. No. Va bene. Antonio, lo dobbiamo per forza non riprovare. Mi ha offerto la pizza. Sì, vabbè, dai, ci siamo trattenute a chiacchierare. E allora, quindi Nami, ecco, io ho già saputo che Antonio ti ha spifferato tutte le cose. Ma guarda, c'è una lingua lunga, Antonio, non ti tieni nulla, ma come bisogna fare? Vabbè, però va bene così, quindi i nostri telespettatori sanno già che l'8 marzo per la festa delle donne abbiamo organizzato un seratone, per cui mi raccomando prenotate perché i posti sono pochi, i posti perfetto, disponibili, per cui vi aspettiamo. Poi non so se ti ha spiegato anche che il 26 marzo, perché guarda, le cose come me le spieghi tu non me le spiega nessuno, quindi tu spiega.
Procedo, vado a ruota libera. Quindi vi volevo dire che il NAMI si sta organizzando per proporre delle serate dedicate al cabaret, per cui i prossimi appuntamenti sono il 26 marzo con Gerardo Amarante, conosciuto meglio come Gerardinella, quindi serata dedicata alla risata e al divertimento qui da noi al NAMI. E poi i primi di aprile avremo Nello Iorio, insomma meglio conosciuto come o non dei Made in Sud, per cui divertimento, una serata, una cena spettacolo, per cui una formula nuova che cerchiamo di proporre ai nostri ospiti per fare qualcosa di diverso dal solito, anche se i nostri live, come puoi sentire dal caos che c'è questa sera, vanno sempre per la maggiore. Stasera abbiamo via Toledo che stanno facendo divertire da matti tutti. E poi... strepitosa tra sì, l'altro. Sì, lei è bravissima, lei è veramente molto brava, perché è trascinante, ha una voce importante ed è incredibile via Toledo. Sì, 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 sì. Prossima c'è un gruppo, una tribute band che piace a tutti e sono i ragazzi di Trafalcar Realtà 2.0. Quindi ritornano. Il nostro amico Charlie. Esatto, esatto. E poi il 18 vi volevo, insomma, se posso prendere un po' vai, più di tempo. Vai, prendi tutto il tempo che vuoi, noi ne approfittiamo. Quando tu ci sei, che ci aspetti per l'intervista, noi ne approfittiamo. Ok, quindi parlo da sola, vabbè. Va bene così. Quindi sabato 18, mi raccomando, vi vogliamo qui numerosi, perché dopo la live con gli Escher, quindi musica sabato rock. Sabato 18 parliamo di... marzo, ancora marzo, ok. Sì, perché se arrivo ad aprile, insomma, siamo qui tutto il tempo, tutta la sera. Quindi il 18 sera c'è una serata disco speciale, perché subito dopo il live con gli Escher, che è una band che si occupa di musica rock, abbiamo la disco con DJ Aniceto, per cui carino lui. Sì, lui è il DJ contro la droga, contro sì. Bene. E quindi sarà una serata particolarmente intensa per tutti. Vi aspettiamo. Benissimo, insomma, programmazione molto molto intensa. Sì, molto. Ecco. Ricordiamo che NAMI è aperto praticamente tutti i giorni. Esatto. Tra l'altro il Sea House è H24, esatto. Per cui insomma colazione, pranzo, cena. E ancora per un po' abbiamo il piacere di poter ballare sull'acqua, perché abbiamo ancora la nostra sala meravigliosa di cristallo, tutta insomma sospesa sull'acqua, che è una cosa romanticissima. Datene per adesso, perché poi dopo si aprirà, vabbè, diventerà ancora più bello il nostro Namiro. Però poi abbiamo il prato, insomma, abbiamo tutto il privé meraviglioso. Vabbè. Ma intanto fare qui le feste private, insomma, è molto bello, perché abbiamo più sale, poi c'è questa caratteristica, come dicevi tu, del pavimento sull'acqua e della cascata all'interno poi del locale, che va a finire proprio sotto. No, è una cosa meravigliosa, è proprio un'esperienza da provare. Esatto, per cui vi aspettiamo per festeggiare i vostri addio nubilato, celibato, laurea, compleanno, tutto quello che volete. Insomma, noi abbiamo poi uno staff preparato, organizzato per strutturarvi la serata come voi meglio preferite. Noi poi, tra l'altro, insomma, siamo lì attenti ad ogni vostra esigenza, vi facciamo un preventivo, anzi io vi consiglio, chiamate già, anche se, che ne so, ci avete una festa da festeggiare tra un bel po' di mesi, voi iniziate già a chiamare, perché giustamente poi, voglio dire, vanno per la maggiore qui i
festeggiamenti, le celebrazioni, insomma, tutte le vostre feste private, quindi non rischiate poi di accavallarvi con qualcuno. Vabbè che noi abbiamo comunque sempre a disposizione più sale, però prima fate meglio E infatti non ti nascondo che abbiamo dovuto posticipare la data di Nello Iorio, perché ogni volta che fissiamo una data con questo poverino poi ci scappa una festa privata importante, per cui magari visto che i nostri clienti hanno la priorità rispetto a tutto, insomma non abbiamo ancora più una data certa, per cui forse il 9 aprile vi faremo sapere. Però insomma sì, fino a festa comandata, insomma. Esatto. Va bene, esatto. Dai, no, per il momento 9 aprile. Ad ogni modo, Nami, noi vi aspettiamo numerosissimi. L'infoline? Allora, 089-8260-81 366-7178-087. Benissimo, allora guarda, io ho oltre 30 amici che sono un bel gruppo di amici miei, ne ho veramente tanti, che da un po' che mi sentono parlare sempre del Nami e dicono: è possibile che ancora non ci ho portato? Beh, vi prometto che ben presto vi porterò. Esatto, dico che è un'esperienza da non perdere, un'esperienza da vivere, li devo portare. Cioè. Beh, è una cosa che ormai ti sei spesa, per cui li devi portare, devono essere i nostri ospiti, così magari poi ritornano perché siamo sicuri. No, poi tra l'altro dovrò, insomma, l'esperienza sarà bella lunga, perché noi come sempre cominciamo da Rosso Pomodoro, quindi tutte e tre da lì, poi li riporto qui, quindi insomma prepariamoci. Vabbè, te lo dico a fare, poi loro sono talmente abituati. Sì, ma poi sarà un tour de force divertente e piacevole da fare, quindi. Esatto, quindi non ti voglio quella sera. Okay. Va bene, tu mi avvisi, io mi faccio trovare. Allora, vi aspettiamo Rosso Pomodoro, Nami, siamo a Fisciano e assolutamente non ci si può sbagliare, siamo i più belli, insomma tu passi, come fai a non notarlo, ci siamo noi. E poi diventate nostri amici alla pagina Facebook Nami Life, oppure collegatevi al sito www.namilife.it e lì troverete tutte le informazioni e gli aggiornamenti che riguardano gli eventi che organizziamo ogni mese, ogni settimana. Il Nami è tanto grande e bello dentro come fuori, quindi insomma chiunque di voi arriva non pensate: oddio mio, poi dove parcheggio la macchina? Non c'è problema, ragazzi, noi abbiamo pensato anche a questo. Sì, c'è parcheggio ovunque, per cui abbiamo tre aree di sosta, c'è anche il parcheggiatore che non vi chiede la monetina extra, per cui potete venire e raggiungerci facilmente. Nami!